ritrovati a chiacchiere. Oggi vi vogliamo parlare di economia, di soldi e di bambini che vogliono imparare anche a gestire il denaro. E lo facciamo con due ospiti, Marco Santori, presidente di Etimos Foundation, e Lucio Biondaro, direttore del gruppo Le Pleiadi, che si sono messi assieme, hanno fatto per così dire rete, per regalare questo progetto ai bambini in particolare della quarta e quinta elementare, con una serie di laboratori che inizieranno proprio tra pochi giorni, l'11 febbraio. All'inizio a Padova, io dico all'inizio perché questo potrebbe essere un progetto regionale ma anche nazionale, ma lo faccio dire naturalmente ai nostri ospiti. Allora, subito Marco, a cui chiedo innanzitutto due parole su Etimos Foundation. Abbiamo parlato spesso negli anni scorsi del consorzio Etimos, adesso c'è anche la fondazione Etimos. Perché la fondazione Etimos ha investito tempo e denaro anche su questo progetto che si chiama Dream Up? Perché la fondazione, che è una fondazione di Padova, che lavora nell'economia e nella finanza sociale, ritiene che studiare, accompagnare e anche, se vogliamo, investire nei processi anche di inclusione, che non è soltanto quello economico e finanziario, ma anche quello di capire dei processi che avvengono nelle persone, cioè quindi di capire come l'educazione possa aiutare anche delle persone a costruirsi il proprio futuro. Nel generale non solo la ricchezza, ma anche la socialità e la comunità diventa fondamentale. E per noi con le Pleiadi è stato anche molto bello perché immaginare un percorso nelle scuole che potesse in qualche maniera dire formazione, ma anche stimolare un ragionamento sull'economia e la finanza dei bambini per noi è stata anche una bella sfida. Ecco, economia e finanze in un momento molto particolare, quindi si coniuga anche con il momento particolare di crisi. Ma sì, ma secondo me la questione è che c'è un deficit di fiducia. E allora dare credito significa credere a delle persone e dei sogni. Partendo dai bambini crediamo che possa ricominciare a costruire un percorso anche positivo in questa società e quindi crediamo che aiutare che la finanza risvolga una funzione anche pedagogica nel ricostruire delle comunità di senso, credo che questa cosa possa essere utile. Lucio, sei stato con noi poco tempo fa, ormai si parlava delle Pleiadi. Due parole sulle Pleiadi e su come le Pleiadi sono entrate e hanno organizzato questo progetto. Beh, intanto grazie per la nuova, diciamo, ospitalità. Pleiadi si occupa di progetti scuola, quindi lavora con il mondo scuola, in particolare con tutto il tessuto veneto e poi la nostra sede anche qui a Padova, quindi diciamo, è un territorio che ben conosciamo. L'incontro con Etimos, che ha creduto e ha costruito con noi il progetto, è stato fondamentale perché dobbiamo sapere che i bambini in realtà vengono a contatto con tutto quello che è economia e tutto quello che ci sta attorno, quindi non solo la dimensione del denaro, ma anche della socialità e delle dinamiche che ci stanno appunto attorno. Fin da piccolissimi, una delle domande che spesso fanno in quarta e quinta elementare è che cos'è lo spread? Perché sentono che c'è questa cosa di cui i genitori o comunque i mass media sono un po' preoccupati e fanno domande, ma come su moltissime altre cose. Quindi in realtà credo che col progetto si vada a rispondere a un bisogno sempre più crescente. Dream Up perché? Beh, Dream Up perché? Perché sognare è importante sia a quell'età ma per chiunque e coniugare, diciamo, componente economica del lavoro con il sognare, costruirsi un sogno concreto è fondamentale. Non c'è solo il denaro, c'è anche appunto una socialità, cioè la felicità nella realizzazione di quello che si vuole e si può diventare. Ecco, parlatemi dell'obiettivo e di come si svolgeranno, questi laboratori. Beh, i laboratori vogliono essere molto pratici, da una parte ludici, esperienziali, vogliono però anche stimolare delle domande, delle curiosità, che poi possono trovare sfogo su un concorso che li vede a realizzare, diciamo, o degli elaborati. Quindi toccherà diversi linguaggi, da un linguaggio teatrale, a un linguaggio di costruzione con piccole attività manuali, piccole simulazioni e giochi, diciamo vari momenti educativi e ludici per arrivare all'obiettivo, comprendere determinate dinamiche. E Marco, i giovani appunto fanno un sacco di domande, dallo spread al bilancio familiare, immagino. Quindi qual è l'obiettivo anche della Fondazione Etimos? Beh, giocherei già subito dalla parola Dream Up, che per i ragazzi si contrappone per gli adulti, Start Up, che se ne parla tanto. Allora, il concetto di dire oggi si fa tanto parlare di qual è il modo che i nostri adulti devono fare lo Start Up delle imprese, ripensarsi come lavoro.
Con i ragazzi invece cominciamo a coltivare i loro sogni. Qual è il mondo che loro pensano di costruire? In che modo pensano di scambiare beni, servizi, anche relazioni? E su questo, qual è il valore del denaro in senso positivo, non soltanto come merce di scambio, ma invece come uno strumento che diventa anche di relazioni, di opportunità anche di costruire quella comunità che dicevamo. Allora dream è sogno, vuol dire i ragazzi dice cosa voglio fare da grande? Chi è che non ha mai detto questa frase? E invece di dire facciamo una startup, no, coltiviamo un sogno, lo facciamo insieme. E a quel punto scopriamo che per fare un sogno ci vogliono i formatori, ci vuole la comunità, ci vuole il cliente, ci vuole l'amico, ma soprattutto ci vuole chi ci crede, quindi dare credito, come dire, dare quella speranza che il tuo sogno si possa realizzare, credo che questo sia uno degli obiettivi nostri. Tra l'altro, tu hai parlato di startup. Se non sbaglio, all'interno appunto del progetto c'è anche la realizzazione di un progetto di startup, tra virgolette, no? Sì, beh, c'è il concorso, c'è l'idea di fare un concorso alla fine e premieremo l'idea, non tanto imprenditoriale in Sì, beh, quanto tale, immagino, quarta e quinta elementare non so, ma insomma, un'idea che. che possa avere un senso dentro questo percorso che faremo insieme, in modo tale che dopo il premio saranno materiale didattico per la classe, la classe partecipano, queste 50 classi parteciperanno insieme a questo concorso per vedere in qualche maniera competere anche su quest'idea. E anche questo credo che sia importante perché si parla tanto di competitività o meno, e allora stimolare anche in parte questo, ma non tanto perché c'è un sogno più bello dell'altro, sono tutti sogni molto belli, verranno valorizzati col percorso didattico che verrà proposto, però c'è anche quello che è più bello e che quindi affronterà questa sfida. Ecco, abbiamo parlato di 50, se non sbaglio, scuole che hanno già aderito, cioè voi avete comunque già contattato le singole scuole, c'è stata tra l'altro molta più richiesta di quello che è la disponibilità poi pratica. Sì, allora diciamo, noi abbiamo presentato alle scuole con tutto l'iter, poi diciamo, la scuola ha fatto tutto l'iter scolastico, quindi con il dirigente, diciamo, ai genitori, ai docenti responsabili di progetto e da questa, diciamo, presentazione sono emerse 137 laboratori richiesti, quindi circa 3.500 vado a spanne, 25 bambini per classe, bambini che avrebbero voluto pa partecipare. È comunque un progetto che ne coinvolge intorno ai 1.200-1.300 bambini, quindi insomma di tutto rispetto in tutta la provincia di Padova. Quindi entrerete nelle scuole, terrete due incontri per scuola, due incontri per classe, come funziona? Allora, ogni scuola, diciamo, per dare, ci sono state scuole che hanno fatto molte richieste, abbiamo dato appunto la priorità alle quarte, alle quinte, sia per età, sia per dire appunto troviamo un metodo di selezione e per ogni scuola richiedente abbiamo dato un massimo di due laboratori, in modo da, diciamo, dare una distribuzione più omogenea possibile. Però diciamo che il grande numero di richieste riflette, numericamente il bisogno di affrontare questa tematica. Quindi si inizierà l'11 febbraio e si continuerà fino a fine anno? Sì, fino a circa primi di maggio, diciamo, dopo gli diamo il tempo tecnico di finire il concorso alle ultime. Prima Quindi, dell'inizio della fine della sì, scuola, prima di immagino ci finire la saranno le scuola. premiazioni. Certo, assolutamente, su fine maggio. Io ho parlato di un progetto padovano, ma in realtà eventualmente, a seconda di come andrà, che potrà essere rivolto anche a tutto il Veneto, poi eventualmente che facciamo un sogno, Dream Up, a questo punto anche a livello nazionale. Beh, come fondazione, al di là del fatto che con i nostri strumenti di investimento stiamo promuovendo il microcredito sia nel Veneto ma anche in altre regioni, l'idea di fare un ragionamento educativo nelle scuole per coinvolgere anche le famiglie e cominciare a riflettere, per esempio, sul debito familiare, in che modo affrontarlo, in che modo, e lo farlo tramite i ragazzi che pongono delle domande e che pongono le priorità che sono i loro sogni, le loro aspettative. Io credo che sia anche una bella esperienza nazionale e che stimoli anche noi a trovare anche delle risposte poi operative per dare accesso al credito invece alle famiglie in difficoltà, politiche di welfare inclusive, politiche anche di investimento che possono dare segni concreti di rinnovamento. E tu hai usato appunto il termine microcredito. Accanto a startup si parla anche molto di microcredito in questo momento. Che cos'è effettivamente il microcredito in questo momento e anche per una realtà come il Veneto? Io credo che
Lo sviluppo di una comunità passi anche tramite piccoli passi di dare credito a delle piccole idee o a piccoli sogni di un imprenditore piuttosto che un esercente che ha voglia di cambiare qualcosa, di affrontare, di cercare con una partita IVA di sviluppare un'iniziativa. Io credo che piccoli investimenti possono avere un senso nella nostra comunità, possono avere, soprattutto in una comunità come quella veneta, delle partite IVA che però in questo momento sono in difficoltà. Sofferenza. Ma non è tanto la questione di un accesso al credito sussidiato o un accesso al credito che possa sostituire quello bancario attualmente che non c'è, ma è quello di capire in che modo costruire una comunità del bisogno che dialoghi con una comunità dell'offerta. E l'offerta, come nella scuola, è formativa, è di accompagnamento, è di aggregazione, come spesso è stato fatto nelle nostre terre. Metto una cosa, la chiedo a te, a Lucio. Abbiamo parlato spesso appunto di laboratori scientifici, però le Pleiadi fa anche questo è scientifico, tra virgolette. Sì, bravo, infatti. Nel senso che è vero, sicuramente il nostro focus è sulla componente scientifica e anche su tutta la parte didattica, quindi su tutte quelle che sono le tecniche per fare didattica. Se parlo di scienza non vuol dire che parlo solo attraverso le formule, per fortuna, e soprattutto per le classi primarie. E allo stesso modo avere una certa padronanza con il mondo scuola ci permette di trattare altre tematiche. Dall'altra parte è vero che trattare, diciamo, questi argomenti bisogna farlo anche in maniera scientifica, cioè corretta. La reale comprensione non è banale, perché il prezzo del pane collegato col prezzo del petrolio, magari ad un adulto può sembrare ovvio, non è così scontato ad un bambino, che magari se l'è sentito ripetere tante volte che è così, ma il perché non l'ha mai esaminato. E se io lo dico semplicemente andandolo a scrivere sulla lavagna, appunto, non c'è reale comprensione. Devo fare delle attività, tutta una serie di un percorso che mi porta appunto alla comprensione. Quindi insomma avremo modo di capire anche i ragazzi poi che cosa raccolgono da tutto questo seminare e soprattutto per le loro famiglie, perché poi appunto si dovrà testare anche gli adulti a questo punto. Ma sì, noi lo pensiamo come un laboratorio di una comunità e che quindi partendo dalle scuole si vada nelle famiglie e poi dalle famiglie si ritorni nella scuola, proprio con questa alternanza di idee che possono essere economia familiare e quindi riportarla in questo, ma anche che la scuola cominci a coltivare dei sogni, delle idee e che non sia ci sia soltanto la paura di perdere il posto o quante volte i nostri figli nelle scuole sentono che il papà del compagno ha perso lavoro e via dicendo. Ricostruire un percorso di fiducia di comunità col Dream Up, su, dai, via, partiamo. I ragazzini su questi sono molto bravi. Una piccola anticipazione su che cosa troveranno i ragazzi nei laboratori? Beh, troveranno storie che loro conoscono, dei loro personaggi preferiti, potranno costruire degli oggetti e faranno dei giochi di simulazione di classe. Il resto lo scopriranno dall'11 Il porcellino febbraio. ci sarà, il salvadanaio, perché di porcellino. Allora, non svelo niente sul porcellino. Ok. Diciamo che ci sarà qualcosa che ci assomiglia. Potranno utilizzare anche le monete o ci saranno monete virtuali? Allora, saranno loro dopo che dovranno dimostrare di aver capito e quindi dovranno mettere in atto tutte quelle che sono gli elementi di risparmio o di investimento. Vedremo come si comportano, se il porcellino rimarrà pieno o vuoto. Perché in quarta e quinta elementare si comincia a capire quanto costa una cosa e quanto si Sì, può spendere o risparmiare, direi. cominciano e forse già lo sanno. Inizia la percezione del denaro, soprattutto anche con le nuove tecnologie, si è molto abbassata in termini di età. Quindi già in realtà in una terza elementare, uscendo un po' dal mondo della fantasia, l'età è quella, si inizia ad avere un livello concreto. Insomma, il pezzo di carta, il pezzo di metallo, si sa che uno vale di più rispetto all'altro. Allora, tutte le informazioni sul sito progettodreamup.it, poi naturalmente ci saranno anche tutti i social collegati. Io ringrazio sia Marco, ringrazio Grazie. anche Lucio. Noi ci fermiamo qui, naturalmente ritorniamo domani. Allora, sogniamo ad occhi aperti tramite i bambini, ma anche assieme alle famiglie. Grazie, arrivederci, buona serata.